Allora, eccoci qua, tornati in studio dopo questo splendido swing di Sergio Cameriere. L'amore non si spiega, e invece adesso ci facciamo spiegare molto dettagliatamente dal prossimo ospite cosa sta combinando e quali sono appunto i progetti, e quello che riguardano soprattutto il Teatro 7 Off di recente così costituzione, apertura al pubblico. Esattamente la settimana scorsa sono stato alla conferenza stampa diretta come sempre benissimo da Michele La Ginestra, quindi questo doppio impegno, diciamo così, di direzione artistica con questi due teatri, e ne parliamo assolutamente con Andrea Martella, che è il direttore del laboratorio teatrale del Teatro 7 Off. Ciao Andrea, buongiorno, buonasera anzi. Ciao, ciao Andrea, buonasera a te, a tutte le tue ascoltatrici e i tuoi ascoltatori. Grazie carissimo, ti ho sottratto per un attimo dalle lezioni del laboratorio. E allora, Sì, dalla prima giornata di lezioni, dalla prima giornata peraltro. che mi sembra che stia andando a gonfie vele. Sì, guarda, devo dire che sono molto contento perché insomma, la responsabilità che mi è stata affidata chiaramente era molto importante, quella di riuscire a far partire questi laboratori in un teatro completamente nuovo, perché sì, hai detto bene, la notizia è che a Roma è arrivato, non sappiamo ancora chi sarà il sindaco, ma sappiamo che è arrivato un teatro nuovo, che Nuovo, è il Teatro 7 Off, certo, che è atterrato. abbiamo Montesenario, quindi zona Montesacro. Via Montesenari 81A, siamo praticamente in un punto di confine tra Montesacro, Talenti, Tufello, Valmelaina, Concadoro. Proprio siamo lì Esattamente. in mezzo. È un posto che io consiglio, è bellissimo, devo dire, un piccolo gioiello, probabilmente in una botta di follia di Michele, che insomma, Sì, magari decisamente, perché era tu partito forse considera con che un'idea, poi probabilmente gli ha preso un po' la mano, immagino. E considera sempre il periodo che stiamo vivendo e soprattutto da Certo, dove veniamo. Questo è l'unico assolutamente, quindi teatro esatto, al mondo aperto chiuso. esattamente, nel senso che quando tutti chiudevano, lui invece ha aperto un altro teatro. Vabbè, ma insomma, Bravo. va bene così comunque. Io sono sempre felice quando si aprono i teatri, Andrea, no? Vuol dire che questo si mettono le bandierine, come dico sempre. Dovremmo esserlo tutti perché un teatro è un centro di cultura, Ah, è un centro di certo. aggregazione, è un posto dove si fa un'arte meravigliosa che è tutt'altro che morta, è viva, vivissima insomma, un teatro è come quando si costruisce un ponte, secondo me. Ecco, a Roma Vero. ne è crollato Ne è uno, collato fra uno? l'altro, ne è crollato Certo. uno ieri, però un teatro è come un ponte perché unisce le persone. Teatro è un teatro, dai, Un parliamo di teatro, chiaro, è una appunto, cosa meravigliosa. dove si può veramente condividere un paio d'ore insieme in totale leggerezza, serenità, facendosi due risate, ma insomma anche cercando anche di portare delle riflessioni importanti, no? Di quello che è il nostro quotidiano, caro Andrea. Assolutamente sì, E tra questo è un l'altro, teatro che quindi nasce. il 7 Off si è dotato di un cartellone di tutto rispetto con grandi artisti come Massimo Vertemüller, Gabriella Silvestri, Morgana Giovannini, Ketty Roselli, insomma Marco Zada, Giovannetti, tantissimi. Giovannetti, scusami, Marco Zada, quindi un cast, io ho detto solo alcuni, ma veramente di grande spessore, che ovviamente fanno il bis con quello che è al Teatro 7 di Via Benevento. esatto. Sì, diciamo che questo è un teatro che vive dell'esperienza fatta da più di 20 anni dal Teatro 7 che sta a Certo. Policlinico, Piazza Bologna. Sì. Spero, insomma, le persone che ti ascoltano in gran parte Ma possano come? anche magari già Ampiamente conoscere noi. fidelizzato, ampiamente fidelizzato. Ecco, una parte di noi si sono spostati di qua Certo. portandoci dietro quell'esperienza. Il direttore artistico è Michele, è lo stesso, quindi è normale che il cartellone sia Il nel direttore suo del stile, teatro è diciamo. Adriano Bennicelli, diciamo. Esatto, Quindi esattamente, che uno dei condividerà con storici di te Michele. oneri e onori, caro Andrea. Al momento stiamo condividendo No, entrambe le cose con grande piacere. ma certo. Senti, allora, quindi questi laboratori sono aperti a chi? Ecco, facciamo un po' di pubblicità, ma sì, Allora, i laboratori concediamocelo. teatrali, ma certo, i laboratori teatrali qui al Teatro 7 Off sono aperti a tutte le persone dai 6 anni in su, diciamo Fino ai però 90, va se bene? anche oltre, Anche oltre.
non c'è un'età per il teatro, insomma, certo. Così come non c'è un'età per l'arte in generale. E, diciamo però che sono andati molto molto bene, li abbiamo sì. lanciati l'anno scorso, siamo riusciti a sopravvivere in gran parte ecco. grazie a un gruppo di persone che ci hanno sostenuto facendo laboratorio teatrale con tutte le difficoltà del caso, mascherine, distanziamenti, sì. puoi immaginare. Quest'anno quindi partivamo da una base abbastanza solida e da settembre abbiamo lanciato un grido in questi quartieri e i laboratori sono praticamente tutti pieni, cioè nel senso che siamo in lista d'attesa, quindi non vi dico di non chiamare, chiamate, anzi adesso vi do anche il numero di telefono, vai, però, vai, diciamo, vai, sappiate che è altamente probabile che non ci sia più tantissimo posto, però insomma chiamate perché comunque ci conosciamo. Sicuramente vi verrete inseriti nel caso in lista d'attesa, insomma è da cosa nasce sempre cosa. Stiamo facendo partire un secondo gruppo liceali, ad esempio, un secondo certo. gruppo delle scuole. Senti, medie, durante la settimana quanti quindi... giorni i laboratori? Abbi pazienza, spieghiamolo. Dal lunedì al giovedì. Ok. Dal lunedì al giovedì, diciamo che in realtà potremmo fare laboratorio anche il venerdì, ma per il momento ci siamo fermati certo. perché diciamo il venerdì è un giorno sempre un po' particolare, sì, facciamo anche dei laboratori venerdì pomeridiani, ma sì. insomma il venerdì sera sicuramente lo lasciamo, anche perché sennò poi la gente viene a fare i laboratori, ma poi a teatro chi ci va? Esatto. Di sera almeno bisogna andare a teatro. Allora, il numero di telefono, bravo, se ci volete contattare è 06, aspetta che non me lo ricordo a memoria, lo devo fare, bene, figura, di... veramente barbina, vabbè, 06 925 99 854. Benissimo, ripetilo, va, ripetilo se te lo ricordi a memoria. Prendete carta, penna e calamaio. 06 925 99 854. E comunque, se non c'è posto per i laboratori teatrali, sicuramente c'è per i nostri spettacoli. Adesso, assolutamente, ad esempio, il Cardellone, c'è il nostro direttore Michele La Ginestra, che mi accompagna da me ancora una settimana, ancora quattro repliche da giovedì a domenica. E poi comunque veniteci a trovare, venite ma a conoscere, sì, un nuovo soprattutto spazio, lo staff che devo dire sono c'è anche un bar molto carino, accogliente, insomma, dove potete prendere no. tutto quello che volete, vi fate quattro chiacchiere con tutto lo staff del Teatro Sette Off, è simpaticissimo e accogliente. Ma io vorrei andare anche oltre, caro Andrea, sì. E perché al di là andiamoci, tanto abbiamo ancora un po' di tempo, ovvero oltre la, diciamo, la tua veste così di docente, c'è anche mm-hmm. una parte artistica di Andrea Martella, o no? Sì, sì, diciamo, io sono anche diciamo, sono anche un regista, ovviamente. Esatto. Stai parlando della mia compagnia, di bravo. Anna Duchamp. Esattamente, fantastica. Che sarete in scena quando, vedi, ho dato l'assist. Quando Madonna, sarete, che bello. Mi devi chiamare noi sempre. Saremo in scena. A me, guarda, mi devi chiamare sempre. Faccio senza dire le date precise perché stiamo parlando del Teatro Sette Off e non voglio. Perché io in realtà la cosa bella è che sono qui, lavoro al Teatro Sette Off e presto la mia vita praticamente, certo, qui, ormai, però sì. poi con la mia compagnia ho, diciamo, un rapporto, perché faccio un teatro un po' particolare, Hangar Duchamp. Approfitto, saluto anche Vania Lai naturalmente. Bravo, teatro certo. dadaista in questo certo. caso, faremo bravo. Uno spettacolo dadaista al Teatro Trastevere. Quando? A metà novembre. A metà novembre. Tanto poi ne riparleremo in ogni caso, dai. Ma sì, ma poi non c'è concorrenza perché, sai, anche questa cosa va un po' sfatata. Il teatro è teatro, bisogna fare il tifo per tutti i teatri del mondo. Sono d'accordissimo. Quindi viva tutti i teatri, viva anche, soprattutto viva il Teatro Trastevere, perché è un teatro piccolino meraviglioso che mi accoglie da sempre con la mia compagnia e quindi sono molto molto felice di poterlo dire. E poi magari chissà l'anno prossimo magari si verrà anche qui al Teatro Sette Off, però ma ecco certo. Al momento il mio rapporto è con loro, ho una trilogia dell'avanguardia con la mia compagnia da finire lì al Teatro Trastevere, quindi saremo lì a metà novembre. Ebbene, ma sono qui al Teatro Sette Off come insegnante dei laboratori certo. e come tutto fare. Come tutto fare, fra un po' ti daranno anche una sorta di brandina, perché mi sembra che ti sei ormai trasferito lì, insomma. Sì, sì, ringraziando Dio sta un po' più vicino casa rispetto certo. al Teatro 7, quindi vabbè, insomma ci bene. Metto un po' bene ad arrivare, ma sì, la babata anche per la brandina. Andrea, ti lascio al tuo laboratorio, ti ringrazio tantissimo di questa piacevolissima chiacchierata, ci sentiamo grazie presto. Grazie Andrea, grazie della tua attenzione, della tua generosità. No, grazie anche mille. Per la dedica che mi avete rivolto su Facebook, mi avete
definito metà uomo, metà teatro, e trovo la cosa più bella in assoluto che mi sia stata Ah, detta. vedi che bello. Beh, ma è un po' la verità, lo sei ormai, quindi. Grazie. Andati, abbraccio forte, in bocca al lupo e buon teatro sempre. Viva il lupo, viva il teatro 7 off. Andate al Ciao Teatro Andrea, Sette grazie. Offe. Ciao, ciao Andrea, ciao. Ciao ciao.